Buongiorno e bentrovati a Prima Notizia, il nostro appuntamento quotidiano dedicato alla rassegna stampa e a tutti i primi aggiornamenti dalla Basilicata. Tanti come sempre gli argomenti che andremo ad affrontare nella nostra mezz'ora insieme anche in questo martedì 10 gennaio 2023, ma questa mattina partiamo dalla sanità perché prosegue il blocco della specialistica ambulatoriale accreditata in attesa del tavolo in regione previsto per domani. Oggi intanto dipendenti e titolari delle strutture private si riuniranno in assemblea a Potenza per confrontarsi sulla vertenza che mette a rischio pazienti e posti di lavoro. Noi facciamo il punto con il servizio di Alessandro Panuccio. Il timore è che il braccio di ferro con la regione vada avanti senza soluzione, per questo i lavoratori e i titolari delle strutture sanitarie accreditate ferme dal 1 gennaio si ritroveranno in assemblea per un confronto aperto sulla vertenza che mette a rischio salute e posti di lavoro. Le ripercussioni sulla tenuta di queste strutture, che fino a qualche mese fa erano sane, già ci sono state e si teme che ora possano peggiorare. A una settimana dallo stop alle prestazioni in regime di convenzione con il sistema sanitario regionale non si registrano passi in avanti. Una cinquantina le strutture che hanno aderito alla protesta indetta da 6 sigle, coordinate dal Comitato Unità di Crisi della Sanità. Al centro della questione il mancato pagamento da parte della Regione delle ultime 3 mensilità delle risorse destinate alle strutture private per l'erogazione dei servizi di sanità pubblica fondamentali per lo smaltimento delle liste d'attesa. In ballo ci sono 600 posti di lavoro e la sanità resta un problema nel Materano, dove prosegue l'azione dei sindacati che, dopo le 15.000 sottoscrizioni raccolte attraverso una petizione, tornano a pungolare la regione perché il decadimento del sistema sanitario possa trovare soluzioni. Tema che sarà oggetto di una conferenza stampa di CGIL, CISL e UIL davanti l'ingresso dell'ospedale di Matera. Il tutto in attesa del tavolo di mercoledì in regione, quando si spera arriveranno le auspicate risposte sia per la sanità pubblica che per quella privata. In apertura sull'edizione odierna della Nuova del Sud troviamo invece la frana di Maratea, un'altra beffa dalla pioggia, e slittano i rilevamenti tecnici. Ieri il primo sopralluogo della Protezione Civile Nazionale a Maratea, 40 giorni dopo la frana che aveva causato la chiusura della statale 18. L'obiettivo primario è quello di ottenere lo stato di emergenza da parte del governo per poter procedere a tutti gli interventi necessari per la riapertura dell'importante arteria, anche e soprattutto dal punto di vista turistico. Poi ci spostiamo nel taglio centrale per parlare della sanità privata. Non rimarremo indifferenti, stamana l'assemblea dei dipendenti, come abbiamo appena sentito dal servizio, confronto tra i lavoratori alla vigilia del tavolo in regione. Per quanto riguarda invece i numeri della pandemia, la Fondazione Gimbe certifica l'impennata di Capodanno, casi in aumento del 35,4% nell'ultima settimana in Basilicata. La cronaca giudiziaria, con il ricorso al TAR che fa rinviare il concorso in extremis, requisiti troppo specifici, il riferimento è a un bando del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza per un posto da assistente amministrativo. La prova doveva svolgersi oggi, ma appunto il ricorso al TAR di uno dei candidati esclusi ha indotto la commissione d'esame a rinviare a data da destinarsi le prove, in attesa dell'esito del ricorso al TAR, la cui discussione in Camera di Consiglio è prevista per la giornata di domani. Parliamo anche di autonomia differenziata, con il documento approvato dal direttivo dell'ANCI che si oppone al progetto di riforma del governo Meloni e dice penalizza le regioni con scarsa densità demografica. Ci spostiamo ancora nel taglio basso della prima pagina. A Matera ecco il nuovo questore Emma Ivagnes, dialogo e prevenzione le mie priorità, detto nella conferenza stampa di presentazione di cui parleremo tra poco. A Marsico Nuovo, ferrovia turistica, si lavora al ripristino della linea dismessa. Parliamo anche di cultura con il Book Crossing a Potenza, testi a portata di mano in piazza Matteotti, una libreria a cielo aperto. A Matera invece studenti senza mensa al rientro dalle vacanze, genitori in presidio davanti al comune. Nella pagina sportiva, spazio al calcio di Serie C per il Potenza, in arrivo Rocchi per puntellare la linea difensiva.
il difensore arriva dalla Triestina. Ci spostiamo alle pagine interne della Nuova del Sud, a pagina 3 trovate tutti gli approfondimenti relativi alla notizia di apertura, protezione civile al lavoro, ma a causa della pioggia slittano i rilevamenti tecnici. A 40 giorni dalla frana che ha causato la chiusura della statale 18, primo sopralluogo da parte del Dipartimento Nazionale con gli operatori turistici che dicono tutto fermo, abbiamo urgenza di ripartire. Ci spostiamo a pagina 7 della Nuova del Sud con la cronaca giudiziaria. Un ricorso blocca il concorso. A Potenza rinviata la prova per la selezione di un assistente amministrativo presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Domani la Camera di Consiglio del TAR relativa all'istanza avanzata da un candidato escluso ma già riammesso con riserva con apposito decreto cautelare da parte del Tribunale Amministrativo Regionale. Il ricorrente lamenta la presenza nel bando di un requisito troppo specifico, ammesse solo 4 domande, viene evidenziato all'interno del ricorso. Noi ora invece andiamo a Matera, dove si è insediato ieri il nuovo questore Emma Ivagnes, subentrata dell'Iseo Nicoli. Ha seguito per noi la conferenza stampa di presentazione Vito Sacco. Sarà in continuità con l'attività avviata dal predecessore Eliseo Nicolì, con un lavoro di squadra, di ascolto e di confronto continuo con la popolazione e le istituzioni. L'attività che svolgerà la nuova questora di Matera, Emma Ivagnes, insediatasi questa mattina. Allora, qual è l'eredità che raccoglie dal suo predecessore? Guardi, io ho avuto modo naturalmente di colloquiare col mio predecessore, che peraltro conosco da sempre perché siamo entrati insieme in polizia, quindi abbiamo vinto e superato lo stesso concorso, abbiamo frequentato lo stesso corso di formazione. È un collega che ha lavorato dal mio punto di vista in maniera attenta e quindi, ripeto, ha potuto fare affidamento su una squadra, su un gruppo di funzionari che pur non essendo, e di personale sicuramente, perché il questore è solo, è un questore che può fare ben poco, e anche il personale so che ha risposto molto bene. Non è una questura di quelle enormi, ma ripeto, a maggior ragione il personale risponde bene, è attento, e quindi questo non può che rincuorarmi. Il primo gesto che la questora ha voluto compiere è stato rendere omaggio ai caduti della Polizia di Stato con la deposizione di una corona di alloro in memoria al cippo dedicato nel cortile interno della questura. Dopo aver salutato i funzionari della questura ed essersi recata a porgere il saluto al prefetto e alle altre cariche istituzionali della provincia di Matera, Emma Ivagnes ha incontrato i giornalisti nella sala Palatucci della questura. Prima donna a dirigere la questura di Matera, Emma Ivagnes ha detto di voler puntare alla prevenzione, intesa come attività capillare programmata di controllo del territorio, ma anche come capacità di conoscere quanto accade, conoscenza che non può prescindere da un dialogo costante e costruttivo fra istituzioni, con gli enti, con le parti sociali e con tutta la cittadinanza. Altrettanta attenzione dedicherà alla provincia, perché, ha detto, avere una visione d'insieme dei fenomeni criminosi, ma anche di quelli sociali, economici e culturali, consente di affrontare e prevenire eventuali criticità di ordine e sicurezza pubblica. E quale sarà il rapporto della polizia con le aree interne del Materano? Noi cercheremo di essere presente, sarà uno sforzo non facile, e in questo logicamente fare anche sulla collaborazione, come ho detto, degli altre forze di polizia, le forze dell'ordine, quindi la sinergia, lo scambio di informazioni, e dobbiamo essere veramente compatti dal mio punto di vista per riuscire meglio. Emma Ivagnes è in polizia dal 1988, ha lavorato a Milano, a Lecce e in Calabria. Il suo ultimo incarico prima di arrivare a Matera è stato a Bari, dove ha diretto il compartimento di polizia ferroviaria per la Puglia, la Basilicata e il Molise.
Sicuramente. Siamo alla politica, ci spostiamo a pagina 2 dell'edizione odierna della Nuova del Sud per parlare del documento approvato dal direttivo dell'ANCI Basilicata contro l'autonomia differenziata. L'ANCI boccia l'autonomia differenziata perché, dice l'associazione dei sindaci, andrebbe ad aumentare il divario tra nord e sud. È netta la presa di posizione del direttivo lucano che ha approvato il documento destinato al capo dello Stato, al governo e ai parlamentari. Al governo regionale invece la richiesta di un incontro per affrontare la questione e la convocazione di un consiglio regionale aperto. La riforma penalizzerebbe i territori con scarsa densità demografica e ancora i comuni chiedono un dialogo serrato con province e regioni prima del confronto con la conferenza unificata e la definitiva discussione parlamentare della riforma. Ci spostiamo a pagina 5 della Nuova per i numeri della pandemia. Gimbe certifica l'impennata di Capodanno. Dopo le festività, casi in aumento del 35,4% in Basilicata. In risalita anche l'incidenza settimanale, ogni 100.000 abitanti e i ricoveri. Le nuove varianti invece circolano ancora poco nel nostro paese. L'incremento maggiore dei nuovi casi si registra nel Materano, come vediamo dalla tabella, in peggioramento quasi tutti gli indicatori, l'incidenza ogni 100.000 abitanti sale a 210 e poi anche la pressione ospedaliera con un tasso di occupazione dei posti letto in area medica che sale al 15,2%, quasi 3 punti percentuali in più rispetto alla media nazionale che si ferma al 12,1%, in questo caso invece i ricoveri sono in calo. Ci spostiamo a pagina 10 della Nuova per le notizie che arrivano dalla provincia di Potenza. Andiamo in particolar modo a Marsico Nuovo, dove entro l'estate ci sarà un trenino verde per recuperare la linea dismessa 57 anni fa. Il riferimento è alla linea ferroviaria. La presentazione del progetto è avvenuta nella sede del Parco della Val d'Agri, a cui si riferiscono le foto che vedete in pagina. Noi ora invece torniamo ad occuparci della vicenda legata alle palazzine di Via Piave a Melfi, ancora senza soluzione. I residenti hanno raccolto delle firme ed ora chiedono l'intervento dell'assessore regionale Donatella Merra. Ce ne parla Vittorio Laviano. A novembre scorso ci eravamo occupati della vicenda dei cittadini di Melfi residenti negli appartamenti di Via Piave. Una vicenda grottesca di due palazzine realizzate dall'Ater mezzo secolo fa, poi passate al comune, che oggi sembrano non avere un proprietario. Di conseguenza gli edifici versano in condizioni precarie e non si capisce chi debba intervenire per ristrutturarli. I cittadini residenti oggi chiedono l'intervento dell'assessore Merra dopo aver raccolto delle firme. Sì, qualche cosa è successo perché ci hanno messo in sicurezza la palazzina, quindi sono venuti, ci hanno detto gli operai dall'Ater, li hanno mandati a mettere in sicurezza, quindi hanno tolto tutti i calcinacci intorno alla palazzina, sono stati fatti alcuni rattoppi per non far entrare l'acqua dentro, però anche i muratori hanno detto state in pessime condizioni, quindi ringraziamo chi ha fatto questi lavori, però automaticamente non è sufficiente quello che è stato fatto. Non è questa la soluzione definitiva? No, assolutamente no, perché sia internamente alle palazzine hanno la ruggine, tutti i tubi arrugginiti, quindi l'indecenza è grave, però alla fine noi una soluzione la vogliamo, penso che dopo 45 anni una soluzione ci dovrebbe stare, quindi veramente noi condomini abbiamo raccolto delle firme chiedendo alla dottoressa Donatella Merra di aiutarci, visto che sappiamo che ha fatto tante cose per tante altre persone, per tanti altri comuni, le chiediamo di risolvere questo problema, quindi tutti gli abitanti di questa palazzina chiedono un aiuto a trovare una soluzione giusta per queste persone. La precedente amministrazione comunale con il sindaco Livio Valvano aveva provato a risolvere la questione proponendo la stesura di una legge regionale che chiarisca la vicenda. Sì, allora ci disse Valvano che c'era questa legge regionale che doveva essere approvata, che il problema era questo, che dovevamo forse rinunciare alla casetta di nostra proprietà per poter distaccare le due cose, quindi comune Ater. Sono passati anche tanti anni, non mi ricordo precisamente quanti, ma credo che un 6-7 anni siano passati. Questa legge non è ancora passata oggi, non si sa ancora niente e noi stiamo ancora qui a fare interviste per chiedere un aiuto a chiunque ci possa aiutare. E ora confidiamo nella dottoressa Merra.
A pagina 11 della Nuova, le notizie da Matera città, si parla in particolar modo di scuola e soprattutto di mensa scolastica. La risposta del comune non convince i genitori e scatta il sit-in. Sospeso al rientro dalle vacanze natalizie per una settimana il servizio di refezione, il comitato giovedì sarà in protesta davanti al comune. Per quanto riguarda invece Angelino dell'UDC, chiede al sindaco Bennardi di fare chiarezza sulla Tari. Ci spostiamo alla pagina 12 della Nuova, la pagina della cultura ci porta a San Mauro Forte, dove scatta un mese di iniziative per riappropriarsi del campanaccio. Nel piccolo centro del Materano torna la tradizionale sfilata che segna l'ingresso del carnevale dopo 3 anni di sosta forzata, predisposto un programma più ricco del solito. Tutti gli appuntamenti del campanaccio di San Mauro Forte li trovate nella foto in pagina, appunto, pagina 12 della edizione odierna della Nuova del Sud. Noi ora invece parliamo di cinema con una web series interamente girata in Basilicata e rivolta soprattutto ai giovani. L'idea presentata a Potenza da Rocco Becce, giovane attore e regista lucano. Il servizio è di Mara Risola. L'universo dei giovani a 360 gradi, in un caleidoscopico racconto fatto di vita vera e problemi quotidiani, è stata presentata nei giorni scorsi al Teatro Don Bosco di Potenza Boomerang, la web series interamente girata in Basilicata, nata da un'idea di Rocco Becce, giovane sceneggiatore, attore e regista lucano, con la collaborazione di Felice Maglione e Vincenzo Oliviero. La prima puntata, interamente prodotta con le sole forze del gruppo di giovani talenti, è stata proiettata in quell'occasione, mentre le altre già scritte sono in fase di produzione. L'idea di Boomerang nasce durante la pandemia e durante questo periodo abbiamo avuto modo di scrivere quella che era l'idea principale e poi, grazie al percorso accademico che ho fatto, ho conosciuto i ragazzi, in particolar modo Vincenzo, con il quale abbiamo iniziato ad alimentare e intensificare sempre di più la scrittura. Le tematiche che noi affrontiamo sono la violenza sulle donne, il lutto, i social media e il potere che questi possono avere, la droga, l'alcol. Il progetto ha visto il coinvolgimento di attori giovani come Noemi alla prima esperienza sul set. E come prima esperienza è stato veramente bello, mi ha formato, mi ha avvicinato a quello che è la vita su un set, diciamo tutti gli orari, diciamo è stato molto molto bello. L'idea alla base di Boomerang è stata illustrata anche alle istituzioni regionali lucane perché possano contribuire alla produzione e al proseguo di un progetto ponte tra talenti di diverse regioni. La particolarità di questo progetto è che unisce due territori, unisce soprattutto la Basilicata e la Campania. Infatti grazie a Enzo siamo potuti, che ci ha fatto conoscere appunto Rocco, siamo riusciti ad unire questi due territori e valorizzarli al massimo. Infatti grazie a Rocco siamo riusciti a addirittura entrare all'interno dell'Università di Potenza e questo ci ha permesso proprio di far valorizzare soprattutto un territorio che a livello di progetti, di web serie è sempre stato un pochettino magari emarginato. Allora il messaggio che voglio dare della serie e che qualsiasi cosa succede c'è sempre una via d'uscita e sempre un modo per andare avanti. Infine i social, canale principale per la comunicazione giovanile. È molto importante perché la visibilità è la base di questo progetto, visto che è una web serie, quindi cerchiamo in ogni modo di far crescere i numeri per darci visibilità anche a livello nazionale. Pagina 13 della Nuova troviamo lo sport con un focus sul calcio di Serie C, in particolar modo sul Potenza. In difesa c'è Rocchi, in arrivo il centrale dalla Triestina che va a rimpolpare la terza linea dei rossoblù. Per il centrocampo invece piace sempre più Edoardo Iannoni della Salernitana, attualmente in prestito al Perugia in Serie B. Per la mediana si può attendere, la rosa ampia non impone passi affrettati e si può chiudere senza fretta entro fine mese. Per quanto riguarda invece il punto sul campionato, il Picerno si scopre corsaro, 9 punti nelle ultime 3 trasferte, ora il quarto posto dei Melandrini, il quarto posto della Juve Stabia per i Melandrini è soltanto a meno 3 dopo il blitz esterno sul campo del Foggia nell'ultimo turno con la vittoria per 3-2. Noi ora invece ci spostiamo alle prime pagine degli altri quotidiani
quotidiani regionali oggi in edicola. Partiamo dalla Gazzetta di Basilicata. In apertura troviamo le notizie che arrivano da Maratea, altro spiraglio, stato d'emergenza più vicino. Intanto oggi tocca a Castronuovo e Tursi per quanto riguarda i sopralluoghi del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Poi l'intervista al nuovo questore di Matera, Emma Ivagnes: nella mia questura porte sempre aperte, Matera merita tutto. Spazio poi al no secco dei sindaci ANCI all'autonomia differenziata, Matera e Calvello sulla strada di un marchio per la ceramica. Ancora a Matera la balena giuliana diventa un graphic novel style fantasy. E poi per quanto riguarda il turismo, a Natale un turismo in grigio con gli operatori che parlano soltanto di una ripresina. La sanità sul buco ASM, altri veleni, si indaghi a tutto campo, la richiesta della Fondazione Agata che dona parrucche alle donne in chemio. Per quanto riguarda invece i saldi, più 10% nella prima settimana, le proiezioni di Federmoda Potenza. Ci spostiamo ora alla prima pagina del Quotidiano del Sud, edizione Basilicata. Qui in apertura troviamo invece la vicenda relativa alla sanità privata con le parole del governatore Bardi che dice: siamo pronti a tutelare i pazienti, intanto i dipendenti dei laboratori sono preoccupati per i posti di lavoro a rischio. Il governatore garantisce i pagamenti per le prestazioni sanitarie erogate dai privati in convenzione, ma le strutture ferme dall'inizio dell'anno ribadiscono: la nostra chiusura non è una protesta ma una necessità. Decisivo sarà con tutta probabilità, come già detto in precedenza, l'incontro previsto per la giornata di domani. Poi in regione, caso risolto, la mandracata Piro ritorna vicepresidente del Consiglio. Invece a Potenza iter troppo lenti per quanto riguarda il trasporto degli studenti e le mense scolastiche, allora il Comune proroga le due gestioni. Per quanto riguarda la frana di Maratea isolata, fate presto, rischiamo lo scippo dei turisti, il grido d'allarme degli albergatori e degli operatori turistici in generale. La cronaca giudiziaria: no agli arresti per deruggire altri, il riesame boccia l'appello dell'ex procuratore di Matera sugli incarichi pilotati in comune. Verso l'archiviazione le accuse a diversi degli indagati, VIP inclusi. E c'è poi lo scontro ANCI Lucana che chiede di accantonare l'autonomia differenziata e dare spazio prima ai LEP. A Potenza partenza positiva per i saldi, in chiusura una notizia da Matera: con il circolo tennis entro il mese è prevista la riapertura. E noi ora, prima di passare come sempre anche alla rassegna stampa nazionale, diamo uno sguardo alle previsioni del tempo. Amici Trevi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di martedì, che vedrà ancora sulle regioni meridionali attiva la perturbazione giunta nelle ultime ore. Questo centro di bassa pressione piuttosto profondo si sposta sì verso la Grecia, però molto lentamente. E poi si prepara una nuova perturbazione a raggiungere le regioni settentrionali, ma questo solo nella giornata di mercoledì. Quindi controlliamo intanto la nuvolosità attesa sull'Italia. Al nord tornano ampie zone di sereno, anche sul medio alto Tirreno. Invece medio Adriatico e sud avranno ancora un martedì all'insegna di molta variabilità e instabilità. E infatti, se controlliamo la previsione delle precipitazioni, ritroviamo ancora degli acquazzoni sul medio Adriatico, sulle regioni meridionali, anche qualche fiocco di neve sull'Appennino centrale. Invece, ripeto, al nord e medio alto Tirreno con ampie schiarite. Quindi in definitiva ci attende un martedì ancora variabile tra basse Marche, Abruzzo, Molise, regioni meridionali con ancora degli acquazzoni, forse anche qualche temporale in Puglia. Poi piano piano comunque questa perturbazione lascerà in pace anche queste zone, quantomeno a fine giornata si allontana definitivamente. Al nord, medio e alto Tirreno fino ad arrivare alla Campania e in Sardegna, bel sole, ma attenzione, in tutta Italia parecchio vento, chi più chi meno. Sulle isole maggiori maestrale davvero di forte intensità, in tutto il sud venti sostenuti ai quadranti settentrionali e venti di fön sulle regioni di nord-ovest. Per tutta Italia a questo punto sulle vostre località consultate l'app gratuita di Trebi Meteo. Previsioni per oggi: al mattino sulle coste schiarite alternate a nubi sparse, in montagna cieli coperti con piogge miste a neve. Nel pomeriggio sulle coste schiarite alternate a nubi sparse, in montagna cieli coperti con qualche fiocco di neve.
Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo con cieli quasi sereni. Rassegna stampa nazionale che parte dalla prima pagina del Corriere della Sera. In apertura troviamo l'emergenza migranti con l'apertura dell'Unione Europea. Dopo l'incontro tra Meloni e von der Leyen, un piano condiviso su confini, accordi e ONG. Il dialogo in vista del Consiglio Europeo di febbraio. Per quanto riguarda il caro carburanti, le parole del ministro Salvini, valutiamo se intervenire. Novità anche per quanto riguarda il caso Orlandi, perché dopo 40 anni in Vaticano riparte l'inchiesta, saranno rivisti tutti i fascicoli, le testimonianze per la giovane cittadina vaticana scomparsa in circostanze misteriose nel lontanissimo 1983 e mai più ritrovata. La Repubblica apre con quanto accaduto in Brasile, la giustizia di Lula dopo l'assalto alle istituzioni, 1500 arresti, Bolsonaro intanto in ospedale in Florida, i figli chiedono all'Italia di dargli la cittadinanza, il congresso brasiliano pronto a indagare l'ex presidente, con gli Stati Uniti che dicono valuteremo seriamente un'eventuale richiesta di estradizione. In Ucraina invece dubbi USA sui ritardi italiani nella consegna delle armi. Andiamo ora alla prima pagina della stampa. In apertura invece qui troviamo lo scontro sul caro benzina, tutta colpa delle accise, i petrolieri al governo, tasse troppo alte, copiamo i tedeschi. In Consiglio dei Ministri il boom del prezzo dei carburanti con il ministro Salvini che dice caccia ai furbetti. Andiamo alla prima pagina del Tempo, qui troviamo in primo piano la riapertura del caso Orlandi, il Papa vuole la verità, la Santa Sede riesaminerà tutte le ipotesi investigative emerse negli ultimi 40 anni, Emanuela è scomparsa nel 1983, da allora il Vaticano non ha mai aperto un fascicolo, il fratello si dice fiducioso, finalmente si farà luce, intanto sabato è previsto un sit-in a San Pietro. Chiudiamo con la prima pagina della Gazzetta dello Sport, in apertura si parla di Inter, Lukaku, tempo scaduto, il riferimento è al momento poco felice per il centravanti belga, se non si sveglia ritorna al Chelsea, macchina da gol con Conte, muscoli fragili, recuperi lenti con Inzaghi e intanto si ferma ancora, questa sera infatti non sarà tra i disponibili per il match di Coppa Italia tra Inter e Parma, in programma questa sera a San Siro alle 21, tra i ducali ci sarà in campo invece Gigi Buffon, vecchia conoscenza anche della Serie A, ovviamente con tutti gli anni trascorsi a difendere la porta della Juventus. E con questo siamo giunti alla fine dell'appuntamento del martedì con Prima Notizia e lo spazio dedicato alla rassegna stampa. Prima di salutarvi vi ricordo di non perdere nel corso della mattinata l'appuntamento con i TG Flash e con la replica della puntata di ieri sera di Stop and Goal con il focus sulle lucane di Serie C, Potenza e Picerno. Noi invece, se volete, ci rivediamo alle 13.50 per la prima edizione della nuova TG. Grazie come sempre per essere stati con noi, a tutti voi l'augurio di una serena giornata.